si è chiuso questo girone di andata e per i biancazzurri si è chiuso bene con due vittorie che hanno permesso alla squadra di risalire in classifica. Lei qualche tempo fa in un'intervista su un quotidiano sportivo nazionale aveva detto che se il Pescara non fosse andato ai play-off sarebbe stato un delitto. Ora i play-off sono più vicini per il Pescara. Nel girone di ritorno c'è tanto tempo per poter agganciare le posizioni che permettono almeno il play-off, anche se la prima piazza mi sembra un po' lontana, anche forse la seconda. Però sta facendo molto bene nelle ultime due partite. Quello che avevo notato io era una squadra che non aveva ancora un gioco ben determinato e che giocava a sprazzi, a momenti deliziosi, a momenti veramente molto intensi, molto belli, anche tecnicamente pregevoli, anche esteticamente molto così belli da vedere, a momenti in cui sembrava una squadra di Pellegrini incredibile. Proprio ho visto la partita di Brescia fino al 70esimo, dicevo ma questa non è una squadra di calcio. Poi dal 75esimo in su li ha massacrati, gli ha fatto 3 gol, ne poteva far 5 e ha girato la partita. Quindi una squadra che non aveva ancora forse la consapevolezza di essere veramente del valore che poteva avere. Per il Pescara i play-off sono un imperativo a questo punto? Ah, un imperativo, ci sono anche altre squadre, non teniamo conto che il Livorno per esempio, che adesso attraversa un periodo non facile, era partito con grandi ambizioni, il Bologna stesso, naturalmente il Catania che si trova invece in basso alla classifica, il Bari che l'anno scorso aveva finito il campionato con un grande crescendo, quindi ci sono anche tantissime altre squadre che possono puntare ai play-off sicuramente, però il Pescara per quello che sono stati perlomeno questi ultimi anni dopo il ritorno in Serie A si pensava potesse fare meglio sicuramente, quindi adesso non so, non mi piace dire imperativo anche proprio come termine, però credo che sia quasi un dovere puntare alle zone alte della classifica. Il panorama degli allenatori di Serie B, Giovanni Galeone, dove colloca Marco Baroni? Ma io come allenatore lo conosco poco, lo conosco più come giocatore, ho un ottimo ricordo di lui come giocatore. L'anno scorso un po' seguivo un po' di più forse la Serie B, avevo visto il suo Lanciano e una caratteristica del Lanciano sicuramente l'ha portata a Pescara, che è quella di non arrendersi mai. Infatti non è un caso, delle volte si dice la fortuna, però se quando si ripete per troppe volte di raggiungere gli obiettivi negli ultimi secondi, negli ultimi minuti, nei minuti di recupero, eccetera, è una caratteristica che aveva il Lanciano lo scorso anno e anche quest'anno il Pescara fino all'ultimo minuto non si arrende mai. E questa è una cosa molto molto positiva. Quello che è il piano del gioco, ripeto, non ho visto ancora una squadra che sa veramente dove vuole arrivare e dove può arrivare. Devono essere più convinti delle loro qualità.